Siano lodati Gesù e Maria. Vorrei rileggere con voi tre espressioni della liturgia di oggi, due tolte dal Vangelo e una dal Salmo responsoriale, e poi commentarle insieme perché queste tre espressioni sintetizzano molto bene i grandi temi di questa 18ª domenica del tempo ordinario. Primo, l'esortazione di Gesù prima della parabola del ricco stolto, si chiama così, e dice queste parole: fate attenzione, questo vale per tutti, stiamo attenti, fermiamoci un attimo a ben pensare e a considerare, e tenetevi lontani da ogni cupidigia. Cupidigia è desiderio di accumulare beni, terreni per goderseli, questa è la cupidigia. Perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Poi c'è la paraboletta, tutti abbiamo capito il senso della paraboletta. Quest'uomo, dice, adesso ho accumulato tante cose, adesso vado in pensione, dato che c'è quota 100 andiamo in pensione ancora prima, e mo finalmente tutta vita si mangia, si beve, ci si riposa e ci si diverte, ovvero il Vangelo secondo il 95%, e mi tengo largo, degli esseri umani. Qua è una bella giornata, se mangio, se bevo, mi riposo e mi diverto, dormo, mangio bene, bevo e tutti i divertimenti possibili e immaginabili. Il paese dei balocchi funziona così? Sei sicuro che funziona così? Dice il nostro Signore: guarda che questa notte devi lasciare il pianeta Terra, devi dire ciao ciao, perché quando arriva sorella morte non chiede il permesso, arriva e basta. Io ricordo, ho vissuto un evento, si può raccontare, un fatto di cronaca. C'avevo 7 anni, era nel 78. Un mio zio, il marito della sorella di mio padre, che abitava a 100 metri da casa mia, 50 anni, pomeriggio prende la macchina, va al lavoro, esce e a casa non torna. Infarto, partito. Pum! Non c'era nessun motivo per pensare a una cosa del genere, no? Quindi, sorella morte è un pochino sgarbata, maleducata. Non è molto fine di classe, insomma, nel intercettare a volte le nostre vinte, o meglio la nostra fine di vita. E Gesù dice: attenzione, che così è di chi accumula tesori per sé e non arricchisce davanti a Dio. Il Salmo responsoriale ha usato un'espressione molto importante, la rileggiamo insieme: insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Contare i nostri giorni. Ecco. Allora, sintesi di questo discorso. Fate attenzione, dice Gesù. Allora, noi dobbiamo pensare una cosa, dobbiamo pensare. Io tante volte ho detto che anche i miei ragazzi cari del catechismo, anche in questi giorni che siamo stati la settimana scorsa un pochino insieme a questo piccolo campo, gli dico sempre una cosa. Dico: ragazzi, noi siamo esseri umani. Il Signore ci ha donato questo. Questo noi dobbiamo farlo funzionare, per forza. Perché non farlo funzionare è colpa grave. Gesù dice: fate attenzione. Allora, noi stiamo sulla terra, giusto? Ciascuno di noi oggi ha una certa età. Io ho quasi 48 anni. D'accordo? Noi non rimarremo in eterno sul pianeta Terra, d'accordo? Sicuramente. D'accordo? Sicuro. E dopo che succede? Che succede dopo? E che ci sto a fare sul pianeta Terra? Punto interrogativo. Queste domande noi ce le dobbiamo porre per forza. Gesù dice che esiste gente che accumula tesori per sé e non arricchisce davanti a Dio. Che significa questa espressione? Abbiamo la possibilità di arricchirci davanti a Dio, quindi di accumulare ricchezze che poi nostro Signore ci accredita e che in qualche modo le riceveremo, sì o no? Ci credo o non ci credo? Detto in altri termini, una persona che spende la vita in maniera egoistica, pensa solo a sé, accumula secondo la logica del paese dei balocchi: mangiare, bere, divertirsi, per carità, onesto lavoro, tutto, non è che ho fatto niente, non è che sono un criminale, un delinquente, quindi mi sono goduto i beni della terra. Poi si presenta davanti al nostro Signore, ok? Secondo voi, questa persona in paradiso starà come sta Padre Pio?
Noi dobbiamo farcele queste domande, dobbiamo rispondere molto molto. Se uno dice sì, beh, risponda pure di sì, poi però lo deve spiegare e si metta subito nelle condizioni. Tutti quanti siamo stati a scuola, giusto? Siamo stati a scuola. Se una persona studia e sputa sangue, certamente poi dovrà avere dei riconoscimenti, prende 8, prende 9, prende 10. E se c'è un ciuccio che va tutto il giorno a spasso, non apre libro, e quando va all'interrogazione fa scena muta, e il professore gli mette 10, siamo tutti d'accordo? Siamo tutti sereni? Che problema c'è? Dobbiamo essere buoni, non fa niente. Siamo d'accordo? Sì o no? E allora come la mettiamo? Allora, il nostro Signore, anche San Paolo, ho fatto l'omelia precedente, l'omelia delle 8:30, ci dice: ci sono due stili di vita, l'uomo della terra e l'uomo del cielo. Voi sapete che c'è stato un filosofaccio, per chi c'ha un pochino di cultura, ma per chi non ce l'ha lo stesso, che si chiama Friedrich Nietzsche, che alla fine del 1800, inizio del 900, sapete cosa ha detto? È morto pazzo, e non solo pazzo per motivazioni cliniche, ma anche per qualche altro motivo, per quanto mi riguarda. Io lo conosco molto bene perché ci feci delle tesine di studio nel terzo liceo, insomma, quindi so molto bene quello che dice quest'uomo. Sapete cosa diceva Nietzsche? Dice: noi ci siamo, sono 20 anni che da quando è arrivato Gesù Cristo, che si è messo a fare il nuovo Socrate, ha cominciato a dire che noi qui dobbiamo mortificarci, che dobbiamo pensare al cielo, che le cose della terra passano, quindi che dobbiamo pensare ad altro, e ci ha rovinato la vita. Dice: io vi insegno il superuomo. Sapete chi è il superuomo? Le sue parole: quello che ha il coraggio di riscoprire i valori della terra. Cioè, vuoi essere il numero uno, la volontà di potenza, e devi essere il numero uno, vai, imponi tutto quello che ti pare. Vuoi goderti la vita? Vai tranquillo, senza nessun limite. Vuoi averci i soldi? Cerca di farli in tutti i modi possibili. Guardate che purtroppo questo è morto pazzo, ma a 120 anni di distanza, secondo voi oggi comanda nel mondo la logica di Gesù o quello che insegnava Nietzsche? Lui lo chiamava il dionisiaco o l'apollinio. Cioè, il dionisiaco, sapete che i culti di Dioniso in Grecia erano le orge, i baccanali. Invece, insomma, il dio Apollo era quello che ispirò Socrate, che diceva: conosci te stesso, pensa, rifletti, no? Brutte cose, va, questo ci rovina la vita, fa come il grillo parlante. Chi comanda oggi nel mondo? Qual è la mentalità dominante? Domande dobbiamo porci, ma queste non sono tanto importanti. Ma dentro di me qual è la mentalità dominante? Io sto arricchendo davanti a Dio, sono consapevole che ogni giorno che passa, noi oggi abbiamo tutti quanti i software, i computer. Sapete che il mondo informatico è il mondo, per certi aspetti, non sempre, della reversibilità. Cioè, mi sbaglio a scrivere un documento, cancello e lo riscrivo. Mi sbaglio a fare un post su Facebook, lo tolgo, a meno che non sia troppo tardi, che qualcuno ha già fatto qualche screenshot. Comunque è un'azione reversibile, ma con la vita non funziona così. Oggi è il 4 di agosto del 2019, sono le 10:49. Le 8:50 del 4 di agosto del 2019 sono passate, non si torna indietro. Quindi adesso, tra poco, saranno le 10:50, 51, questa giornata va avanti, ma quando sarà finita, questa giornata è depositata nell'eternità. Quello che ho fatto oggi, non lo posso cambiare, e quello che non ho fatto oggi, non l'ho fatto oggi. Qual è il problema del ricco stolto? Che ha sprecato la vita pensando solo a se stesso. E quando nostro Signore, sapete, quando uno muore, io amo sempre usare questa espressione, rende l'anima a Dio, che a mio avviso è la migliore, non manca l'affetto dei cari, o vola al cielo, qualcuno dice è volato al cielo, dico, ma che uno voli al cielo, lo dice la Chiesa dopo 30-40 anni di processo di canonizzazione, quindi aspettiamo che sia la Chiesa a dire che qualcuno è volato al cielo, no? Quello che sicuramente succede quando noi moriamo è che il nostro Signore ci dice: bene, fratello mio, ti ho dato una vita, ti ho dato una tua anima, l'hai amministrata, che ci hai fatto? Cosa mi porti? Come l'hai arricchita davanti a me? E se oggi il nostro Signore ci chiedesse la vita, questa è la domanda che dobbiamo, che gli andiamo a raccontare al nostro Signore? Faccio solo un esempio, pensiamo all'argomento soldi, che è sempre un argomento abbastanza trattato nella lettura di oggi, no?
Voi sapete, qualche giorno fa abbiamo festeggiato la festa di Sant'Ignazio di Loyola, grande santo, fondatore dei Gesuiti. Penso che tutti sappiate che ai Gesuiti appartiene Papa Francesco, che è molto sensibile a certi temi. Sapete Sant'Ignazio che cosa insegnava per fare bene l'esame di coscienza? Di prendere un quadernino, una bella penna e di cominciare a scrivere il positivo e il negativo. Provate a immaginare, torno a casa, tutti quanti, e ci facciamo un bel esame di coscienza. Proviamo a immaginare, ma quanti soldi mi saranno circolati sul conto in banca da quando sono nato oggi? Più o meno. E quanti soldi ho dato in elemosina? E quanti invece ho speso per me? Tra viaggi, cinema, beni di consumo, telefoni, cellulari, divertimenti, mangiate, bevute, uscite. Quanto? Tutto quello che mi sono mangiato, me lo sono mangiato e se ne va in fumo, d'accordo? Quello invece che io ho donato e ho condiviso, quando muoio, il nostro Signore me lo rende con gli interessi, l'unico modo è portarsi i soldi dall'altra parte. Se non ci pensi tu, non c'è nessuno che fare l'elemosina al posto tuo. E quando sarai morto, se tutta la vita hai donato in elemosina 100 euro, quello te porti dall'altra parte. Un po' poco. E se ce ne hai avuti tanti di soldi, perché noi pensiamo che i ricconi di questo mondo, beati loro, si fanno la vita, Tim Cook, Jeff Bezos, come si chiama quella, Bill Gates, Berlusconi, tutti questi grandi ricconi, no? Quando muoiono, dice Papa Francesco, l'ho detto pure ieri sera, non c'hanno le tasche le bare, d'accordo? Né ci stanno le possibilità di fare i bonifici in verticale, quelli si fanno soltanto in orizzontale. E che facciamo? Che facciamo? Io qualche tempo fa sono stato ospitato in quel di Sicilia, un giorno siamo andati sul porto, ho visto uno yacht da paura, enorme, sarà stato 50 metri di... Ho chiesto, perché sono un po' ignorante, dico, ma quanto costa una cosa del genere? Dice, allora è meglio che non te lo dico. E poi non sai quanto costa mantenerlo una cosa del genere, perché lì dentro c'è un equipaggio professionale, cioè... Voi capite, c'è gente che può campare in questo modo, cioè che può spendere migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di euro per tenere lo yacht. A me queste cose mi fanno un po' pensare, sarò retrogrado, sarò un pochino così, no? Capite? Cioè il lusso, l'accumulo indiscriminato di beni, su questo l'attuale pontificato penso che ci stia facendo fare un po' di domande a tutti quanti, senza preoccuparsi di chi ancora adesso, non voglio fare discorsi dalla predica domenicale, proprio muore di fame, penso che sia un problema. Dinanzi a questo dobbiamo semplicemente riflettere, d'accordo? Perché nessuno può farlo al posto nostro. La riflessione e le scelte di vita sono cose che spettano a noi, dobbiamo farle in maniera responsabile. Io racconto sempre, che chiudo con queste cose, mi è capitato di assistere tante volte a persone arrivate al termine della vita che ti dicono: ma io ho campato a fa, mi ritrovo con un pugno di mosche in mano, ma se la vita è finita, ormai la vita è andata, i giorni non tornano, capite? Certo, se invochi la misericordia di Dio e t'affidi e preghi il Signore che abbia misericordia con te, all'inferno non ci andiamo, ma certamente quello che sarà la vita ultraterrena è molto diversa da quella di un uomo che è stato capace di spendere la vita arricchendo davanti a Dio, e sarà largamente arricchito e per tutta l'eternità di beni molto più grandi, molto più dilettevoli e molto più duratori dei poveri beni terreni che passano e a volte ci causano, come ci ricorda il Coelet, tanti affanni, tante tribolazioni, tante non dormite di notte e tanti problemi. Siano lodati Gesù e Maria.